Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi vedete già con la base sistemata perché andremo a fare un look occhi super. O meglio, la mia idea è quella di fare un trucco occhi un po' particolare, diverso dal solito, un po' come si usa adesso in stile Euphoria. Ma cos'è il bello? Ho acquistato su AliExpress, in realtà almeno 3 mesi fa, comunque 2 mesi fa sicuro, questi pigmenti qui. Adesso ve li faccio vedere da vicino. Non so se si capirà mai dalla telecamera, ma praticamente hanno dei riflessi camaleontici che cambiano in base a come viene riflessa la luce. Tipo questo dalla telecamera blu, ma in realtà ha riflessi violacei, questo qui ha riflessi verdi e rosa, bellissimi. E non avete idea di quanto li ho pagati. Andiamo a scovare l'ordine. Tra l'altro ci sono stata mezz'ora a capire qui da AliExpress come si andava sugli ordini già fatti, perché in realtà non acquisto da anni, non acquisto mai su AliExpress. Però ho visto questi e ho detto, no vabbè, devo provarli. Praticamente sono questi qua e li ho pagati 1,66€ l'uno. 1,66€ e non avete idea di come rendono, quindi adesso per farvi capire subito facciamo degli swatch. Si presentano tipo in foil, guardate che bello, pazzesco, guardate che pazzeschi. Questo in particolare vi giuro che non rende, ma è bellissimo. Oggi ero indecisa tra usare uno di questo blu o il viola o l'ultimo, perché questo l'abbiamo già utilizzato insieme. Bellissimi. L'unica pecca è che appunto svolazzano un po' ovunque rispetto magari a un liquid shadow. Questi qua sono un po' una rottura. Però per 1,66€ direi che ci sta. Ci sono dei momenti in cui desidererei avere l'aiuto da casa. Tipo, che ombretto utilizziamo oggi? La risposta B, ok. Vabbè, oggi riutilizzeremo per la millennesima volta la palette di Jane Charles, che non riesco mai a pronunciare bene. Adesso, non sarà di sicuro un tutorial da tutti i giorni o qualcosa di portabile o semplice, ma voglio fare qualcosa proprio di artistico con i colori del blu, del viola. Quindi, bando alle ciance. Comincerei subito prendendo questo pennellino qui di Real Techniques e vado a prelevare l'azzurro della palette. Lo vado a picchiettare direttamente sulla piega facendo una forma un po' allungata all'occhio. Tra l'altro, se non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, fatelo. Settimana prossima sarà la settimana del video tutorial per principianti, quindi se avete delle richieste particolari, tipo tutorial per una base perfetta, o tutorial su come applicare correttamente il mascara, fatemelo sapere giù nei commenti. Questo colore picchettato, cioè stratificato un po', è bellissimo. Quindi una volta creata la mia forma vado a picchiettare sopra sempre lo stesso colore in modo da renderlo bello pieno. Volevo fare tipo una sorta di degradé, quindi qua magari questo blu e qua o più scuro o tipo un violaceo, un verde. Provo a sfumare un po' i contorni, più che altro interni e un po' esterni, con il verde oliva della palette. Anzi, più che oliva è un po' un verde avocado. Bellissimo questo colore, non l'ho forse mai notato? Ah no, forse una volta, sì. Cioè, non vi capita anche a voi di sentirvi un giorno creative? Ovviamente, cioè, non è che vado al supermercato così, anche quando non sarebbe un problema. Però, bello, sperimentiamo un po'. Dopo aver sfumato un po' anche la parte interna, sempre qui al centro, dove prima abbiamo applicato l'azzurrino, vado un po' a rintensificare. Quello che volevo fare adesso era con un cotonetto bagnato, magari adesso lo bagno con un po' di acqua micellare, creare un vuoto esattamente dove abbiamo stratificato adesso i colori. E dire, Jessica, ma sei matta? Può darsi. Vediamo se sacrificherò questi 10 minuti di stratificazione di ombretti. Il mio obiettivo era quello di creare qualcosa di pazzesco e già me ne sto pentendo veramente. Nella mia testa vi giuro che era una cosa bella. L'obiettivo è utilizzare quindi questa polvere pazzesca in quest'angolino, quindi era quello l'obiettivo, lo scopo di tutto. Per cui prendo uno spray fissante, questo qui è il dupe di quello di MAC, comprato da Primark. Con un pennello piccolo bagno il pennello e lo impano in questi glitter, oh mio Dio. Nel vano tentativo di creare una sorta di eyeliner. Mi sa che sarebbe stato meglio con una colla per glitter. E horror. Provo con
la quella di NYX per i glitter. Mi sa che quella colla va molto meglio. È veramente totalmente diverso da quello che mi immaginavo, ma lasciamo perdere. E facciamo anche questo. Così è molto meglio. Certo, non avevo intenzione di fare una cosa del genere, però magari qua posso applicare un altro colore. Tipo questo oro che non c'entra un bel niente, no? Vado, è bellissimo. Odio profondamente questo make-up. Tra l'altro è glitter ovunque, ma buongiorno, cioè, svegliati. Vado con un abbondante strato di mascara. Questo qui è quello di Dilly Chicca per Cosmify. Vorrei sapere, quindi da voi alla fine, al di là della performance, ok, scusate, secondo voi valgono la pena questi glitter in foil? Allora, io da una parte li amo, dall'altra mi sa che un po' li odio, perché ogni volta la cucina si trasforma in un casino, perché svolazzano ovunque. L'altro giorno mi erano pure caduti a terra e Ninni, ovviamente la mia gatta, era andata lì per adorare cosa fosse successo, si è riempita di glitter. E quindi sicuramente meglio dei glitter liquidi, però dai, secondo me non sono malvagi malvagi. Sicuramente dovrò provare quelli di She Glam e lo farò, quindi teneteli pronti. Marroncina per gli occhi, marroncina. Tita per gli occhi marrone, che sì, per gli occhi ho detto bene. La uso per le labbra, in modo tale da, non lo so, peggiorare la situazione forse. Ninni, amore! Ok, siamo giunti alla fine di questo esperimento scientifico. Devo dire che non mi piace per niente questo make-up, è orribile. Ci ho provato. Dicono truccati d'azzurro. Proviamo, armocromia. Orribile! No, comunque, scherzi a parte. Trovo che questo make-up sia venuto particolarmente male, però abbiamo testato questi glitter di AliExpress, per cui ditemi cosa ne pensate, in primis di questi glitter che costano 1,66€ e di questo make-up, cioè datemi un parere vostro, mi faccio un'idea diversa dalla mia in questo modo. Ciao Ninni! Vi faccio vedere dov'è. Amore, hai mangiato la pappa! Comunque in tutto ciò lei sta sopra il termosifone. Già che ci sono vi faccio vedere da vicino. Io non aggiungerei altro. Spero comunque che vi abbia fatto piacere vedere questo video un po' di intrattenimento. Noi ci vediamo al prossimo. Io vi mando un bacione gigante. Ciao!